e ha indicato è perfetto. Allora, quello dell'ufficio parcheggi che hanno sempre seguito quanto di meglio. Possiamo cominciare insomma, sì. Allora, sì, delle domande specifiche al sindaco. Aspettiamo risposta. Primo ripetere di nuovo. Purtroppo lo dovete fare, noi sappiamo più o meno le domande, però possiamo sempre sbagliare. Una riunione che è durata quasi 2 ore. Quindi no, esatto. Quindi dobbiamo ripetere tutto da capo. No, le sindaco delle domande allora, che noi più o meno quando conosciamo, però possiamo. Non possiamo andare. Abbiamo ripreso pure l'altra volta. No, a me non mi fa decidere. L'abbiamo fatta anche con il sindaco. Il sindaco è per la trasparenza. Non c'è nulla a dire contro la telecamera, ma non sono disposto a fare riunioni con la telecamera, perché non capisco che cosa devo rendere pubblico. Il sindaco è per la trasparenza e lì l'altra volta ci ha fatto mettere a punto la telecamera. Abbiamo sempre ripreso di cittadini. Ma il sindaco, venissi il sindaco, ma infatti la mia comune. E allora io sto qua e quindi per me la telecamera non funziona. Io non faccio una riunione con la telecamera, io sto sotto controllo, ma che modo di fare? Avevo potuto dire le stesse cose. E non rimaniamo così. Io sono la scusa dei lavori pubblici da qualche mese, sono a disposizione della. E non è posta soltanto per tutte le municipalità potete chiaramente rendere conto in giro, sto a disposizione, ma che a un certo punto devo fare una riunione sotto telecamera, ma adesso sulla televisione, dai, giochi scherzi a parte, ma non so perché. Ma scusi, assessore. Ma non mi piace nemmeno il tono. Ma io mi sono seduto molto umilmente per sentire le vostre. Sì, ma non mi fa piacere, mi togli così. Sentire di nuovo, no? Me la prima volta. Quindi io gradisco che non mi sapete con lei, noi non abbiamo appuntamento con lei. Chiediamo il sindaco che ce lo faccia venire. No, il sindaco ha detto 7 giorni e è passato un mese e ci diceva dopo 20 giorni dovevamo avere delle risposte e non le abbiamo avute. Lui ci ha detto di da chi? Scusate, ma allora ogni 2 settimane cambia l'interlocutore, noi ogni 2 settimane riproponiamo le stesse domande. Andiamo avanti, se no l'annulliamo. No, 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 qua per il sindaco, non per sentire l'assessore. Comunque, quando guarda la telecamera, ricorda all'interlocutore che quando siamo stati alla municipalità hanno fatto venire perfino la Digos e hanno frequentato, hanno fotografato ciascuno di noi, anche i semplici invitati o intervenuti, è chiaro. E comunque c'è la modo e modo per dire sulla questione della telecamera. Sindaco in persona, c'è sempre detto non c'è un problema di riprendere di trasparenza. Vabbè, a dire questa reazione noi abbiamo sempre ripreso, col sindaco abbiamo sempre ripreso, l'ultimo incontro con il sindaco che si è tenuto un mese fa circa, in questa aula è stato ripreso. Io chiesi al sindaco lei ha niente in contrario che noi riprendiamo, e lui disse come d'abitudine, veramente no, riprendete pure. Ma poi è finita là con il sindaco. Perché poi lui ti prenderà l'appuntamento, fa un mese per darti la risposta. Allora, ogni due settimane, per cui continua all'infinito, questo lupo che non finisce mai. Allora, non avrai mai una risposta, perché ognuno dice non lo so, mi faccio sapere fra 2 settimane, e poi ne trovi un altro. Esatto. E lui il giochetto è semplice. Una bella pallina da ping pong. Vabbè, con i tecnici possiamo cominciare a parlare. No, nei tecnici. O perlomeno per cominciare a capire qualche cosa. Vediamo se viene il sindaco, perché sennò. La possiamo riprendere. Grazie. Ad oggi, nel mio breve percorso in questo evento assessorato, ho ricevuto le persone, le a tutte le municipalità, quindi ho portato avanti tutte le istanze un po' necessarie, ma con un clima di massima collaborazione, non vedo. Devo dire la verità, perché creare ma il fatto avere con questo clima. Allora, assessore, il fatto che noi siamo qui è già chiaro che non abbiamo, perché sennò avremmo messo la scosta, no? Non le pare? No, voglio dire. Assolutamente. Agli uffici io ho una risposta della relazione del dirigente della direzione infrastrutture, lavori pubblici e mobilità del servizio. Qua sta la relazione, Pulli purtroppo, il dirigente Vente Pulli oggi purtroppo per altri motivi sta al Ministero dell'Ambiente a Venezia, per questo perché non ci sta, e ci ha mandato praticamente in ufficio in sua rappresentanza. Quindi voglio dire, se voi poteste, anche siccome io ho il documento, però voi insomma, state più sul tema di quanto sto io, se potete un po' rispondere un po' alle questioni, e se ci sono delle questioni alle quali non siamo in grado di rispondere, vi vedremo il tempo opportuno per fare gli approfondimenti anche io e vedere che cosa manca in questa interlocuzione. Se posso partirei da quello che abbiamo, una questione che forse non conoscete, perché abbiamo protocollato stamattina. Allora,
Noi abbiamo fatto accesso agli atti, sono stato io con l'architetto servizio d'archeggi, sta scivolando così da dentro, quindi insomma è stato abbastanza complesso vedere. Dopo un po' di tempo siamo riusciti ad ottenere anche la coppia. Guardando gli atti, una cosa che è emersa è che a noi è sembrato abbastanza grave, al di là di altri aspetti che abbiamo già segnalato anche dopo l'incontro che è stato con il sindaco. La ditta appaltatrice, non la cessionaria del diritto di superficie, ma la ditta appaltatrice, si chiama Edil Gremio, il permesso di costruire stabilì, come ovvio che sia, che praticamente prima dell'inizio delle opere era necessario depositare la documentazione antimafia valida. Okay? I lavori sono iniziati il 5 agosto, la cessionaria ha trasmesso questa documentazione il 2 agosto, ma questa documentazione risale ad ottobre 2015 e quindi i lavori oggi sono iniziati con una ditta che non ha una documentazione antimafia in corso di validità. E la condizione prevista dal permesso di costruire, che sta qui, allora, il presente permesso di costruire viene rilasciato a condizione che prima dell'inizio dei lavori sia trasmessa al servizio sistema di infrastrutture di trasporto, alle pubbliche rete, eccetera, eccetera, bla bla bla, nome e la ragione sociale delle imprese appaltatrici con la documentazione comprovante la conformità con le norme antimafia e vigenti. A dettaglio il protocollo di legalità al quale la ditta si è dovuta attenere per il nuovo schema di convenzione che è stato approvato da questa ditta per il parcheggio di Zanmattio. C'era ovviamente l'obbligo di sottoporsi al protocollo di legalità che impone ovviamente l'acquisizione della documentazione antimafia. La norma tra l'altro è anche cambiata nel frattempo, perché prima c'era la questione dei 45 giorni, ma soprattutto c'era la possibilità di che lo chiedesse direttamente la ditta interessata. Oggi questa possibilità non c'è più, quindi è l'amministrazione che deve chiedere la normativa antimafia, deve chiedere ottenere la comunicazione di informazione antimafia. Questa non c'è. Quindi noi stamattina abbiamo protocollato un atto con cui vi invitiamo ad annullare ad ora il permesso di costruire. Perché naturalmente io allora, e questo l'abbiamo scritto, quindi non è che noi faremo certamente, noi siamo ovviamente, come puoi immaginare, tutti contrari a questo. Sulla base di una serie di argomentazioni noi faremo certamente un ricorso al TAR, ma questo vuol dire fare nel diritto. È chiaramente nel diritto di chi ha la legittimazione di farlo, naturalmente, che è dato dalla corte di civiltà sulla piazza. Ma questo aspetto dell'antimafia, per quanto ci riguarda, noi ovviamente non ci limiteremo al ricorso al TAR. Perché tra l'altro con una coincidenza temporale suggestiva ci accorgiamo di questa cosa ieri, che è il giorno in cui la Meari di Giancarlo Siani al mattino, Giancarlo Siani che è stato ucciso proprio a Piazza Pulita, io conoscevo anche personalmente quella Giancarlo Siani, e voglio dire, e non c'è stata attenzione su un aspetto fondamentale la cosa che mi sembra strana. Io non penso che io fossi già in giunta quando è stata la classe prima. Comunque noi abbiamo sempre il segretario regionale, è una convenzione, quindi è arrivato in giunta. Lo schema è approvato alla giunta. Lo schema di Piazza Leonardo, no, perché sono anche il segretario generale. Il progetto è stato approvato al sindaco come commissario di governo. Tra l'altro il sindaco precedente. Sto costruendo anche io la storia, vedo la mia fase carica a nessuno, sto intanto di capire un po'. No, vabbè, ma tu l'hai messo, perché non interessa dire responsabilità. No, perché voglio dire, siccome giustamente mi vengono sollevate una serie di obiezioni di carattere anche procedurale, anche io voglio capire. No, sull'aspetto procedurale, se posso aprire proprio, questa è una piccolissima parentesi tecnica. Allora, la giunta ha deciso, poiché a dicembre 2010, voi sapete che il regime commissariale è terminato, la giunta ha deciso di approvare un nuovo schema di convenzione che sostituiva quello approvato dal commissario, perché c'era un ragionamento anche del segretario che diceva no, ma adesso non siamo più in regime commissariale, quindi
l'atto convenzionale non può più andare in deroga a tutte le norme che il regime commissariale consentiva di derogare, per cui è necessario approvare uno schema di convenzione. Si è fatta la scelta di approvarlo con delibera di giunta, a mio avviso sbagliato. Questo qua. Questo a febbraio? Non so, forse aprile, ma però non ricordo la data. Aprile. No, assolutamente sì, perché piaceva. Una... Mi ricordo ad aprile. Ci sono delle valutazioni, perché si dice qual è la giustificazione per cui si dice è andata in giunta e non al consiglio, perché la giunta del 2004, prima dell'installazione del regime commissariale, aveva approvato uno schema tipo di convenzione. Allora dice il segretario, tra l'altro nella relazione allegata alla libera giunta, dice se dobbiamo riapprovare uno schema tipo di convenzione perché non va più bene quello del regime commissariale. Le strade sono due: o si va in consiglio, oppure se non si va in consiglio si può andare in giunta solo se riadottiamo la delibera del 2004, cosa che formalmente è stata fatta, ma nella sostanza no, perché ovviamente dal 2004 e il 2013 c'è un mondo di ius superveniens che c'è stato nel frattempo, per cui è chiaro che anche la nuova convenzione, che a mio avviso non rispetta il panorama legislativo vigente, penso solo agli aspetti dei controlli sull'esecuzione dell'opera. Perché questa, facciamo un altro passo indietro, questa è un'opera pubblica, perché il comune allo scadere dei 90 anni tornerà nel possesso di quest'opera, anzi, anche allo scadere dei 36 mesi da collaudo, di tutti i box non venduti, il comune tornerà nella disponibilità di quel via, quindi è un'opera pubblica. Quindi il meccanismo utilizzato è quello sostanzialmente della concessione di opere pubbliche, con la differenza che in questo caso manca tutta la fase del controllo prevista dal centro di segretario. Su questo non si è espresso, non ha sollevato obiezioni alla giunta. Il segretario ha detto punto. Va bene la delibera di giunta, il segretario ha detto va bene la delibera di giunta a patto che venga riadottata la delibera del 2004. E vi ho già detto che non è stato così, perché ovviamente anche questa delibera è stata adeguata e si motivi perché gli aspetti di interesse pubblico che giustificano la riadozione della delibera del 2004. La motivazione, due righe. No, voglio dire soltanto una cosa, sono l'assessore tecnico, dico, poi su queste cose infatti. Poi se ne occupa l'avvocatura, assolutamente sì. Questo è un vecchio parcheggio fatto da dice, cioè legge del futuro, che ha una storia lunghissima, inserito nel piano da parcheggi, poi quando è arrivata la gestione commissariale, per una fase è stato, su scelta del proponente, la gestione commissariale. E questo implicava una serie, questo è un giudizio tutto personale, di elementi molto negativi, perché il commissario aveva dei poteri straordinari che le norme ordinarie non danno a nessuno di noi. E in più aveva un elemento, la convenzione diciamo commissariale, chiamiamola così, che noi abbiamo ritenuto non condivisibile, per questo siamo tornati dopo lunga riflessione alla vecchia convenzione anche come forma di tutela del progetto, dell'interesse pubblico e dei residenti, perché il parcheggio cosiddetto commissariale aveva un ambito di possibilità di acquisto più o meno, fai conto, nel raggio di 2 chilometri, anche di più, perché parla di ambiti municipalità, insomma un territorio vasto. E questo a nostro giudizio si prestava molto in fianco alla possibilità di un parcheggio, uso questo termine, un po' speculativo, cioè me lo compro, poi lo rivendo, eccetera. Invece la convenzione approvata, che è quella originaria, naturalmente adattata al caso con tutti i numeri del caso specifico, riporta la vecchia convenzione in cui si dice che tu devi stare nel raggio di 500 metri per poter accedere, visto l'interesse pubblico, e è pertinente con la tua proprietà e non puoi disgiungerlo dalla tua proprietà. Per cui se tu vuoi vendere quel box devi vendere anche il tuo appartamento. No, la gestione commissariale questa cosa l'aveva adottata e quindi... No, mi scusi, questa è stata una discussione molto rilevante perché ha tolto quella che anch'io non condividevo per nulla, da qui anche ci abbiamo messo parecchio, fa tutte queste valutazioni e
queste riflessioni, appunto sul piano tecnico qui ci sono architetti e ingegneri decisamente meglio di noi, la valutazione era, c'è una cooperativa di, con dei soci residenti, vincoliamoli a quel territorio ed evitiamo speculazione. Questa era stata una condizione fondamentale e questo avveniva solo se si approvava quella convenzione del 2004. Quindi oltre a un'esigenza del segretario, per quale ci siamo naturalmente centinaia di minori prima della delibera, chiaramente, abbiamo sondato diverse possibilità, perché anche sul fatto che finiva la gestione commissariale, anche noi sostenevamo che i suoi effetti finiscono, è la stessa norma che abbiamo invocato per sospendere i 12 parcheggi commissariali, diciamo, puri. Invece questo è ritornato a essere un parcheggio pubblico. Se posso proprio, scusami, aggancerò la delibera 56 del 2012, che io l'ho letto ovviamente con attenzione. L'80% di questi passaggi, cioè tutte le considerazioni relative all'attualità dell'interesse pubblico di un'organizzazione dei parcheggi, sono uguali anche per il parcheggio di Piazza Leone. Con la delibera 56 però non si è inserito nella sospensione anche il parcheggio di Piazza Leone. Si sono inseriti solo quelli che erano fuori dai punto, perché c'erano molti di più i parcheggi. Non lo sai, però il progetto che si inseriva quando è stato approvato di quest'opera. Il progetto viene stato approvato nel 2009. Il piano economico finanziario, che adesso vi faccio vedere perché non stiamo su scherzi a parte, questo è il piano economico finanziario, questo è il piano economico finanziario di un parcheggio di 153 box che sventra una piazza, questo è il piano economico finanziario, lo ripeto ancora una volta, è di ottobre del 2009, firmato da un ingegnere. Di questo stiamo parlando. Il piano economico finanziario. C'è un economico finanziario? No, non ha le competenze, è nato, poi l'ingegnere non ha neanche firmato, è firmato il frontespizio, diciamo, come uno degli elementi del progetto di sì. Questo è un compito vecchio, non è un economico finanziario. L'istanza che abbiamo fatto precisa e alla quale ovviamente per una parte abbiamo risposta che deve arrivare nel 30 giugno, noi abbiamo presentato l'11 settembre, noi abbiamo detto dovete sulla base di questi elementi valutare l'attualità dell'interesse alla realizzazione di quest'opera, anche per giustificare il perché la giunta si comporta in un modo relativamente a quei 12 parcheggi e in un altro modo perché c'è uno scatto di un piccolo, diciamo, frammento del procedimento che è andato più in avanti o più indietro, ma le ragioni di interesse pubblico in questa realizzazione di questo sono le stesse, uguali, senza nessun tipo di modifica. Ma in ogni caso, noi, ripeto, noi, lei non lo sa, io lo dico io perché ovviamente sono istanze che abbiamo fatto. Allora, noi abbiamo chiesto noi diciamo, sono notizie che stanno sulla stampa, diciamo di dominio pubblico, il fatto che questi box a loro non si i box di Via Paesiello stanno fallendo, cioè le cooperative da Paesiello stanno fallendo perché i box non si vendono, ok? A Largo Celebrano è stato a 200 metri da questo parcheggio qui è stato finito un altro parcheggio residenziale con 130, allora la nostra domanda è molto semplice, poiché il piano economico finanziario, che ripeto è quello che ha visto, che è datato ottobre 2009, era almeno immaginato su condizioni di mercato di 4 anni fa, che oggi non esistono più, ma proprio nella maniera più assoluta, ma l'amministrazione deve o non deve rivalutare l'attualità dell'interesse alla realizzazione di quest'opera, tenuto conto che quest'opera potrebbe essere un enorme flop per chi la realizza. Tra l'altro faccio notare che da computo medico siamo
Io non ho capito neanche bene, siamo sui 10 milioni e mezzo, 11 milioni e mezzo. No, guardate, un attimino, allora, questo straccio di business plan, insomma, questo è uno straccio, prevede rientro dell'investimento, quindi 11 milioni di euro già al 2013, e con la vendita totale di tutti i 150 box in realtà. A quello che mi risulta ci sono stati prenotati circa una trentina, non più di una trentina, ma molte di sono allora, mi spiegate insomma tutti questi box il comune di Napoli che se le deve riprendere, che ne fa? Fra 90 anni però. No, fra 90 anni. Fra 90 anni. Questo è un buco enorme, è un buco economico, è una voragine economica enorme. No, ma significa che non c'è l'interesse territoriale. Non li vuole nessuno questi box. Essendo residenziali, nessuno le ha richieste, non c'è questa nemmeno. Cioè, noi in qualità di cittadini non lo sapevamo nemmeno, ci siamo iniziati a trovare chiusi dentro, così all'improvviso se li devono comprare quei 5-6 palazzi insomma, che stavano attorno alla non li vogliono, non ha prenotato nessuno, 2 o 3. Ma chi se li prende? Il questi? Palazzo è nostro uno, c'è uno che sta a fianco a me, tutta la piazza enorme, sono pure 35 cittadini. Ovviamente non è facile come dire raggruppare le persone per fare la firmata, perché devono condividere, quindi sì. Non so quanti cittadini ci siano nei 500 metri. Non c'è dubbio, ma le dico che in 3 giorni abbiamo fatto 45 firme su, praticamente su un'istanza, su un atto di vita a prevedere per le cose che mi dicevo. Dopodiché ci sono, passiamo agli aspetti tecnici. La cosa che, di cui tutti siamo preoccupati è quella dei serbatoi, che mi dicevano non sono neanche valutati che non ci stanno proprio nella relazione geologica, non c'è proprio la presenza di 3 serbatoi di benzina. Basta chiedere anche il benzinaio, non sono 3 serbatoi, sono addirittura 6, sono 3 pompe, quindi 6 serbatoi. Perché ci sono 6 serbatoi. Allora guardi, giusto se l'avvocato ha completato, sì, per toccare invece l'argomento che riguarda quello geologico. Possono fare qualche intervento rispetto a questa cosa, certo, aspettiamo. Sì. No, so, volevo intervenire per la convenzione, per essere esplicitato poi direttamente dalla stessa. No, volevo parlare un attimo dei serbatoi. Noi abbiamo un parere dei vigili del fuoco. Il parere dei vigili del fuoco, perché abbiamo parlato con il capo dei vigili del fuoco che ha redatto probabilmente, oppure i cui uffici hanno redatto questa cosa. Ingegnere Rosario De Rosa. E il parere solo per riguarda l'antincendio del parcheggio. Non sapevano neanche che c'erano le loro. Non sapevano neanche delle pompe. Questo parcheggio. Loro niente, non ne sapevano. L'ingegnere dei vigili del fuoco. Questo parcheggio poteva anche stare nella Floridiana. Non è un problema dei vigili del fuoco, perché l'assessore vuole dire una cosa diversa, voleva dire, no? Cioè, quando dice un problema loro non è il problema della catastrofe o meno. Cioè, è chiaro che se, come presumo, sono stati mandati i pareri, richiesti per i pareri per dei vigili del fuoco, insomma, forse se fanno questo, che hanno questa competenza, forse sarebbe stato, uno si aspettava, immagino, di avere anche un ritorno dei vigili del fuoco su queste problematiche, che non c'è stato. Così non è. Guardi, noi abbiamo fatto, noi abbiamo avuto questa perizia geologica con grande difficoltà. La perizia geologica l'abbiamo ottenuta da pochissimo tempo e l'abbiamo già sottoposta a un geologo di nostra fiducia, nell'attesa che poi una relazione più puntuale poi potesse trasformarsi in un. Le dico soltanto molto velocemente. Le prese d'aria del parcheggio sono situate ai bordi del perimetro della piazza, quindi significa che essendo una piazza fortemente abitata e urbanizzata, i balconi si troveranno probabilmente, o i piani terra si troveranno queste bocche d'aria proprio direttamente aprendo la finestra. Il palificato, così come da progetto, è estremamente vicino ai palazzi, pericolosamente vicino ai palazzi. Questo è un parere di un geologo. Il geologo non so così. Guardi, poi le arriverà per iscritto, quindi adesso le dico soltanto queste cose. Arriverà l'amministrazione per iscritto, perché si diceva che questo parcheggio era sicuro perché poggiava su tufo. Il tufo invece pare che sia a 19 metri sottoterra, quindi molto molto in profondità, e tutto il resto invece è terreno pozzolanico. Prego. Faccio sempre, insomma, lei mi dice certe cose. Non avendo il progetto, io non l'avendo veramente visto, dico. Ho capito, chiedo scusa, dovete arrivare con i progetti già letti, perché queste obiezioni al sindaco le abbiamo già fatte. L'altra volta noi abbiamo parlato proprio di queste obiezioni qui. Queste obiezioni.
chiaramente insomma, c'è un geologo che ha fatto un progetto, quindi assumerà anche lui le responsabilità delle cose che ha scritto. Il problema è se del tipo di materiale della fondazione incide sul tipo di fondazione che uno va a fare, se no lo si dovrebbe fondare soltanto, non so che tipo di fondazione è stata scelta, cioè sicuro può fondare delle strutture anche su materiali meno consistenti, non so, facendo dei ragionamenti, facendo dei piastri, facendo dei pali. E ma noi questa è la risposta che volevamo da voi, chiedo scusa. Non ce l'ho questa domanda. I nostri dubbi. Ha avuto una autorizzazione sismica, quindi è un progetto depositato al Genio Civile, così. Per esempio la relazione sismica non riguarda i palazzi, riguarda solo i progetti. I palazzi non sono stati proprio presi in considerazione. E nel progetto l'interferenza con gli impartenzi con i palazzi. Quindi voglio dire, la struttura in sé è stata c'è una relazione sismicamente, c'è una relazione sismica depositata mentre al Genio i palazzi Civile, tutto intorno no. Il problema della fondazione mentre la struttura probabilmente penso che sia un problema perlomeno dagli atti che dovrebbe essere risolto, cioè perché se c'è una depositata al Genio Civile, ci sono tutti quanti gli atti, presumo. Non lo so, perché tutti gli atti sembra che però, ci sia. Però lei mi dice che non c'è interferenza con dei lavori, nel progetto, né nella perizia, appaiono i 6 serbatoi di benzina, uno dei quali è dismesso, e abbiamo saputo da un amico magistrato che quando un serbatoio viene dismesso c'è tutta una procedura molto complicata che viene applicata da un magistrato per la bonifica dell'area, cosa che non è stata fatta, tant'è vero che i lavori dove sono iniziati? Proprio sopra il serbatoio. Due serbatoi, noi diciamo 3 perché erano 3 pompe di benzina, però ogni pompa di benzina ha 2 serbatoi, quindi lì sottoterra ci sono la bellezza di 6 serbatoi di benzina. Quindi le dice che non è previsto la rimozione. Non abbiamo letto da nessuna parte. I distributori sono in attività. Uno in attività? Quello che non c'è è quello di questo. Queste sono le cose che ci preoccupavano. I lavori di questa del pozzo di spinta che stanno realizzando adesso. Lì là esattamente dove stanno facendo tutti? C'era, lì c'era un distributore della... una ventina d'anni fa. È stato coperto, il serbatoio è rimasto, i serbatoi sono rimasti sotto. È andato via 14 anni fa. Sì. 14 anni fa. Per cui le nostre preoccupazioni sono fondate. Questo è il punto. Allora è chiaro che uno si preoccupa se scopre che sto tufo è profondo, che arrivano, che la bocca d'aria. Se la bocca d'aria ti arriva sul balcone, è chiaro che sei preoccupato. Se scopri che sto coso te lo fanno a 2 metri dalle tue fondamenta del palazzo, senza aver prima verificato la stabilità dei palazzi, è chiaro che uno si preoccupa. Dopo quello che è successo alla rivita di Chiaia, noi siamo preoccupati perché probabilmente anche prima era preoccupato, ma un po' di più. Cioè, in che mani stiamo? Quello che vorrei capire. Cioè, voi ci avete affidato a mani possiamo stare tranquille con tutte queste obiezioni che da uno sguardo superficiale adesso noi abbiamo fatto. Cioè il fatto che si infili un cubo in mezzo a 6 serbatoi di benzina, cose che i vigili del fuoco non sanno, e mi pare una cosa preoccupante. I pareri delle vigili del fuoco insomma, mi lasciano complesso. Questo è ammesso il preventivo parere di conformità favorevole relativo all'attività di autoremessa con 3 livelli interrati, di cui hanno il parere dei vigili del fuoco è sulla sicurezza all'interno del fabbricato che viene costruito. Della cioè parcheggio, cioè non solamente all'interno del cubo. Esatto. Su questo è stato chiesto il parere ai vigili del fuoco, su questo è stato rilasciato, ma non di quello che c'è attorno. È stato scritto il progetto. Nella progetto non ci sono evidenziate le aree di servizio. Sono state evidenziate? Quella vecchia saranno evidenziate. No. Ha detto saranno evidenziate. Proprio non c'è da problemi. Da quello che abbiamo potuto vedere non c'è. Allora veramente questa cosa ci spaventa moltissimo, ma veramente, cioè state scavando, state consentendo che si scavi sotto le nostre case, sotto i nostri appartamenti, mettendo a rischio le nostre proprietà, che sarebbe poca cosa, rispetto al fatto che possiamo morire sotto le macerie. Per un parcheggio che non vuole nessuno. Che nessuno vuole, questa è la cosa grave, non c'è un'autorità. Io non ho capito, ma perché tanta insistenza? Il parcheggio non lo vogliamo, perché il parcheggio, se volessimo parcheggiare la macchina, abbiamo 3-4 garage nella piazza, ce lo possiamo comprare a Largo Celebrano, dove ancora c'è scritto il vendesi, perché i parcheggi non si vendono. Quindi non capiamo perché. Via Paesillo sta fallendo l'azienda perché è piena di debiti.
tra l'altro loro facendo solo due punti davvero per rientrare, diciamo, se il computo da computo medio su 10.5 11.5 credo non si capisce bene, ma comunque facciamo 10.5 diviso 153 significa che sono 72-73.000 euro a box, dovrebbe venderli tutti, cosa che non accadrà. Ma alle attuali condizioni di mercato c'è qualcuno che compra un box a 75.000 euro? No, però la cosa che mi chiedo anche io, così perdonatemi anche, però voglio dire, qual è il vantaggio della società a mettere a fare sull'operazione? Questo non lo sappiamo, questa è una bella domanda. Cioè, non lo qual so. È il vantaggio della società a mettere su l'operazione? È una bella domanda questa, non lo sappiamo. Questo lo vorremmo sapere anche noi. Sembra una cosa pedestale, quindi io sarei portato in estremamente buona fede a pensare. Ma noi possiamo pensare che magari non sa fare l'imprenditore, a noi ci interessa la nostra vita, cioè non ci interessa il nostro fallimento. Non sto discutendo di questo, sto discutendo, sto ponendo anche un problema, lo stiamo sollevando. Esatto. Ripeto, io poi in realtà esistono gli uffici e gli assessori, cioè gli uffici guardano per gli aspetti tecnici della vicenda, gli assessori sono poi gli aspetti politici, per gestionare la vicenda. È chiaro che io devo ritenere che gli uffici la loro indagine mentre l'abbiamo fatto, questo non significa che può capitare che mi guarderò anche io queste cose, insomma, che vi posso dire. Sì, sempre sulla questione dei, diciamo, dei meccanismi di garanzia, allora è prevista la stipula di una polizza per i danni eventuali praticamente di fabbricati. Sì. Allora, lo schema di convenzione stabilisce che il massimale della polizza deve essere calcolato al 20% del valore degli edifici. Quindi non si fa, diciamo, una polizza sul complesso del valore degli edifici, ma lo si fa sul 20% del complesso degli edifici. Come è stato calcolato il valore degli edifici? Perizia giurata. E infatti qua leggevo questo, l'avevo letto prima anche, però non sapevo, devo dire la verità, perché gli uffici mi hanno dato questo documento, quindi sì. Tutto quello che c'è la chi prima, ha firmato la perizia giurata, che magari che sicuramente sarà stata fatta scienza e coscienza, ma comunque chi ha firmato la perizia giurata? Ho letto. Il progettista e direttore dei lavori che sta realizzando l'opera. È ridicolo. Quanto ha valutato tutti gli edifici di Piazza Donato? 38 milioni di euro. Allora, il mio edificio è un edificio di 8 piani e forse tra i più piccoli di Piazza Donato. L'edificio di 8 piani ci sono una trentina di appartamenti. Facendo proprio due conti, sempre da famiglia, diciamo, tutti i piani stanno lì. Che li sa fare bene i conti. Assolutamente sì. Siamo intorno ai 15 milioni di euro di valore, del solo valore degli appartamenti, neanche delle parti comuni dell'edificio, solo del numero. Ce ne stanno altri 5 di 8 piani, pure con 4 scale. Il nostro 75 appartamenti. 8 milioni di euro. Ma come sono stati calcolati? Cioè, poiché il massimale è fatto sul 20%, significa che se succede qualcosa, a disposizione ci sono 7 milioni di euro. E che... 7 milioni di euro. Neanche il box, neanche il box sarebbe opportuno. Per certi aspetti è successo anche questo. Noi abbiamo fatto anche degli incontri con la municipalità in definitiva, e sono anni in effetti, cioè non è che ci siamo svegliati improvvisamente per affrontare questo problema. Abbiamo interpellato anche dei tecnici, appunto perché potevano essere delle preoccupazioni eccessive da parte nostra, forse sensibili purtroppo anche al recente crollo della riviera in definitiva. E questi ci hanno detto, tutti i geologi che abbiamo interpellato, ci hanno detto guardate, se si sposta una gran massa di terreno praticamente, che dà sostegno a tutta la piazza e agli edifici, si crea un vuoto enorme. Anche se riempito da questa struttura sostanzialmente vuota. Per cui in caso di terremoto questa cavità, chiamiamola così, praticamente produce gli stessi effetti di una cassa armonica, per cui le onde, invece di essere assorbite dal pieno, vengono propagate e amplificate. Noi nell'80 abbiamo già avuto esperienza del terremoto. E gli edifici bene o male
hanno resistito, nel senso che si sono mossi, perché il più vecchio della piazza è in struttura mista, e l'assessore mi potrà correggere, cioè cemento armato e bandoni e compagnia bella. Poi c'è anche un altro aspetto di natura tecnica, cioè praticamente questi, secondo il progetto, scenderebbero con le loro fondamenta al di sotto delle fondamenta dei palazzi, e questo creerebbe, ripeto, io non sono un tecnico della materia, creerebbe dei pregiudizi, diciamo, alla stabilità dei palazzi circostanti. Loro l'hanno già previsto questa ipotesi, tant'è vero che hanno chiesto ai vari condomini di sistemare dei, come si chiama? Sensori. Dei sensori in definitiva. Per eventualmente le vibrazioni. No, non loro lo danno per certo in definitiva. Non soltanto le vibrazioni, ma parlano, mi dispiace che non è, parlano di eventualità quasi certa di diciamo di danni, loro non sanno ancora quali possono essere, ma il cosiddetto rischio per tenere sotto controllo quello che succede in maniera tale che se stavano certo. Nel frattempo, ripeto, stanno spangando il lato diciamo sì, la preoccupazione è che comunque continuano, bullano, sì, fanno, sì, cioè non se ne stanno fregando proprio, perché questo, noi stiamo cercando, se possibile, anche un intervento immediato, perché nel frattempo acquisiremo documentazione e noi ne escluso che valuteremo la possibilità di un ricorso alla magistratura penale, perché chiaramente si devasta una piazza e eventualmente non riusciranno a portare a termine per una serie di ragioni, compreso quello di natura amministrativa, questi loro lavori. Può darsi anche, come si dice in giro, che arrivata a un certo punto si finanzia quest'opera, viene finanziata dall'esterno fino a un certo grado, quando vedono che le cose non vanno più, chiaramente, e chiaramente non la finanziano più in definitiva, e quindi questa è una cooperativa, salta la cooperativa, in definitiva servizio, arrivederci, grazie. E quindi noi ci troveremo con una piazza devastata, con un pregiudizio per i lavori che ci hanno fatto, senza considerare che addirittura una via, una strada, quella del consiglio, l'hanno completamente bloccata, demolita e bloccata. Infatti tutte le auto che vengono, diciamo, da Viale Raffaello in definitiva, sì, probabilmente non hanno messo manco un segnale dal lato di Viale Raffaello, arrivano laggiù per seguire il senato. No, ma c'è anche l'ingresso di due palazzine, due ingressi di abitazione. Cioè, in tutto questo non si è visto, mi diceva il collega che praticamente hanno cominciato ad asfaltare qualche albero e compagnia bella. Le aree verdi. Non si vede un vigile, non si vede nessuno, nel modo più assoluto. Ma anche il controllo, guarda, mi aggancio a lui, ma i pedoni hanno un tratto di strada riservata, ma sai come l'hanno fatto? Con un omino disegnato a terra, con scritto pedone, un omino con le braccia larghe. Posso anche ammettere, per mille ragioni, giustificate o meno, anche di natura ideologica, il fatto che si facciano dei parcheggi sotterranei, ma quello che non ammetto è che il comune abdichi ad una sua funzione primaria, quale è quella della sistemazione della piazza. A chi la lasciamo la sistemazione della piazza? In definitiva, c'è la superficie. Interviene anche tu, la compensazione. Certo, ma del progetto di chi? Sono state fatte, delle valutazioni. Certo, la piazza Leonardo non è piazza per vicino. Però già la situazione, prego? Vabbè, non è questo il problema. Non è questo, vabbè, e a volte c'è più sensibilità, giusta su quelli di rilevanza storica, in definitiva, chiaramente. L'argomento però un minimo, non esiste più. Un minimo di vivibilità, non ci sono più spazi pedonali, tra le altre cose. Non c'è la possibilità di attraversare serenamente la strada. C'è un incontro come.
come accennava Maria, noi siamo abbandonati che mette a rischio addirittura la nostra, cioè non si capisce, che poi mi sembra che non ci siano nemmeno più strisce blu, mi sembra non ci saranno più strisce blu, non si comprende, quindi praticamente come dice la parte del progetto, ma come si fa a non controllarlo preventivamente, perché è più bello se ci metti gli altri e poi sorvegliare anche periodicamente l'andamento dei lavori. Cosa si mette gli altri, pare che bene. Non è stata fatta. Io che al di là, diciamo, poi ci sono anche logicamente loro che dicono qualcosa, perché chiaramente poi loro sono esercenti commerciali. Qua non ne parliamo più, chiudono, ma di loro abbiamo anche negozi. Abbiamo i negozi, li voglio far vedere in quale angolo ci troviamo. In questo momento a 3 metri praticamente dal nostro negozio c'è il cantiere, stanno operando macchinari, cose. La visibilità zero, chiaramente incassi, ma poi non è diventato un budello, cioè, dire, dove non stanno se ne importano di niente, però, non se ne sono importati di niente. Ci siamo svegliati una mattina e abbiamo trovato sto cantiere senza vie di fumo. Adesso c'è niente. Io non so, ripeto, insisto, no, dopo le faccio vedere un po', e questo è una cosa che mi capita, velocemente, cioè, non ho avuto il modo di approfondire tutte queste cose. Poi è vero anche, tornando ai problemi di carattere ingegneristico, giusto, insisto, per dialogare, è chiaro che si fanno in tutto il mondo, succedono tante cose di questo genere, sì. Anche in Milano, quando si è fatta la metropolitana, facciamo la metropolitana, in tipo perché... Vabbè, la metropolitana non sto dicendo. Per la metropolitana. Per dei lavori può capitare di avere l'esercizio dei negozi, dei danni oppure dei... ma non per una speculazione, cioè si può sopportare. Io sto cercando solo di dire che l'aspetto tecnico lo conosco, ma che le hanno studiate, cioè, e l'hanno studiato negli uffici, ma sto dicendo che tutto il problema sopra l'aspetto sismico sono aspetti assolutamente delicati, però in tutto il mondo si costruiscono manufatti sottoterra, quindi voglio dire, questi problemi con una buona mente progettazione e con buon controllo sì. Però questi sono controlli con ogni logica di erna, chiaramente adesso non voglio dire, mi verrebbe a dire, mi vorrei come rivedere leggere io le carte, però il problema è, sono anche tutte queste altre motivazioni che voi dite, no? Sulla redditività, sulla non redditività. Adesso non so però noi come possiamo, devo dire la verità, tecnicamente muoverci, dobbiamo parlare con l'avvocatura, che cosa dobbiamo fare in questo momento, facciamo che volevo avere, volevo fare questa riunione, per me la prima, per me per la prima, e avere un momento, una pausa per lasciamo stare gli aspetti legali che chiaramente sono. Ma facendo fermare anche la lavoro? Quindi devo fare un momento di riflessione con gli uffici per capire se si possono fermare i lavori, non si possono fermare i lavori, io ho un minuto di questo tempo, ne ho bisogno, perché adesso, insisto, proprio nella mia veste di ingegnere, come voglio dire, non mi piace partecipare a tavoli tecnici facendo uscite tipo verde politico, dico fermo i lavori o non fermo i lavori, non lo so dare questa risposta in questo momento, ho necessità assolutamente di approfondire il problema, lei, perché lei è chiarissimo, però, però diciamo c'è una problematica di fondo. L'ho capito la problematica. Lei ha ragione, dice, se prende il suo tempo deve fare delle considerazioni. No, non gli voglio fare considerazioni, voglio capire. E vuole capire. Immagini che ho di potermi ragionare. Però noi dobbiamo avere delle certezze, cioè che lei da questo momento diventa il nostro interlocutore. E che in una prossima riunione non è che troviamo altro. Quindi da questo momento. No, perché allora. Ci sto qua solo perché stai qua. Sì, no, vabbè. Stava l'assessore anche precedente, mi dà una mano nella genesi, a ragionare. No, anche perché comunque i tempi non si possono allungare. Che non significa che diventi il vostro interlocutore e poi dopo sarò. No, la chiamo tutti i giorni. No, certamente. Devo verificare anche io con gli uffici, con le cose, un po'. Però il problema è qual è? Il problema è che i lavori continuano. I lavori continuano, noi dobbiamo avere delle risposte. L'amministrazione ha una sua continuità. Certamente. Allora io dico, non è che arriva un assessore e la continuità necessariamente viene così bloccata. Quindi bisogna capire, devo capire. Deve capire. Cioè, se posso scusare, io voglio tornare ho capito questo discorso qua, perché questa è una condizione. Sì, questa è una problematica. Questa cosa che lei ha detto, l'avevo già intuito. Questo era un po' il ragionamento, però capisci che devo parlare con l'avvocatura di questo, oppure parlare con gli uffici, quanto tempo avete bisogno?
settimane, 10 giorni, ho bisogno per fare tutto quello. Voglio dire, adesso il dirigente del servizio sta funzionando. Io ho bisogno un attimo di tempo. Però vede il tempo purtroppo. Lo capisco, sì. Perché noi abbiamo parlato una prima volta col sindaco, cioè ha detto che una settimana avrebbe valutato le carte e ci avrebbe dato una risposta. La seconda volta il sindaco non l'aveva ancora vista. Purtroppo è normale che succeda. Il sindaco che cosa ha fatto? Ha avuto delle domande, ha chiesto delle risposte per gli uffici, risposte perché sono arrivate anche a me. Il sindaco chiaramente c'ha ma sicuramente però capire appoggiare se... sugli uffici non c'è dubbio. Allora quindi poi ha mandato queste richieste a me per degli uffici e ad oggi siamo qua. Io ho portato gli uffici e li hanno donati per avere un po' la storia precedente. Però solamente per parlare con la persona che poi abbiamo capito che sarà lei il nostro referente, ci abbiamo messo 2 mesi e mezzo. Di questo perché noi con la sindaco abbiamo parlato, ci siamo visti a luglio con il sindaco. Allora abbiamo, per questo le dico, io ho paura dei tempi che nella fattispecie, soprattutto purtroppo ahimè nel pubblico, sono biblici. Questo è il problema. Se noi con lei ci vediamo fra 10 giorni teorici che poi diventano semmai 1 mese e mezzo, noi ci andiamo alla fine dei lavori. No, perché col sindaco ci avevo una settimana, è passato un mese. Posso scusare, però. Sì, sì, questi sono solo gli spostamenti di sottoservizi, dove lei c'è la valificata per il proprio. Quindi c'è una valificata. Sì, c'è una valificata da realizzare per aspetta. Piano di organizzazione che io ho detto, con molta attenzione, non fanno proprio gli architetti come sono gli altri. Io ti dico, ma noi andiamo in deroga per la direzione perfetto. Articolo 12, il piano di organizzazione che dice che si spende l'attività dei cantieri di Vandera, ma quando si prevede che ci sia una rumorosità che supera 90 decibel, bisogna attuare dei meccanismi di compensazione, principalmente legati alla schermatura sugli edifici. Schermatura che non c'è. Quindi noi tutti i giorni, alle 7:30 del mattino, alle 9:30, alle 2, alle 19, abbiamo una trivella a 2 metri dalla facciata del fabbricato. Esatto, questo è quindi questa cosa è non più tollerabile. Noi abbiamo interessato il controllo ambientale, che faceva una richiesta all'altro per fare i controlli, questi e altro tanto noi le misurazioni quei macchinari emanano quel fumo, abbiamo delegato il controllo ambientale. Esatto. Non c'è dubbio, ma il piano, però, poiché il piano di riduzione acustica prevede a monte che debba essere fatto un piano per mitigare l'impatto acustico. Da dove si misura? Perfetto, allora sono previste delle schermature acustiche in quel piano, perché se non sono previste anche con l'autorizzazione che stata messa in tempo è una autorizzazione legittima. Non dobbiamo proprio cominciare in quel modo. Comunque, se ritorno, mi scusi, torno ossessivamente sulla questione dell'antimafia. Noi oggi ve l'abbiamo anche comunicato formalmente. Noi non aspettiamo 7 giorni. No, 10 assolutamente. Noi praticamente, se lei ci dice, lo dico a lei perché ovviamente lei oggi rappresenta. No, mi sembra chiaro. Lei oggi rappresenta l'amministrazione. Ci siamo visti col sindaco il 4 settembre. Ci aveva dato un appuntamento a 7 giorni, siamo a 24. Quindi ovviamente non possiamo attendere oltre, perché nel frattempo stanno qualificando, si scava. Io credo che praticamente se voi non fermate, per questa questione dell'antimafia, se voi non fermate i lavori, ma nel tempo di 2 giorni, noi abbiamo la Procura della Repubblica, ma proprio come i treni, senza aspettare. Questo è già depositato, Questo è già depositato. Stamattina è stata protocollata, ho anche mandato una mail alla segreteria del sindaco, mi è arrivata anche una ricezione da parte della segreteria che l'esposto sulla questione dell'antimafia è stato posto all'attenzione del sindaco. Quindi voi siete informati, siete formalmente e ufficialmente informati che i lavori sono eseguiti oggi da una ditta che non ha la documentazione antimafia valida, lo sapete. Io posso soltanto, penso che possiamo anche poi concludere. L'altra volta quando parlammo col sindaco e ponemmo delle domande. Io più velocemente a me. Chiedo scusa, l'altra volta quando. L'altra volta quando parlammo col sindaco, le nostre obiezioni non furono soltanto verbali, ma ponemmo una serie di domande per iscritto. Sì. Cos'è questo? No, qui c'è allegato anche l'esposto che abbiamo fatto prima di questo, che riguarda la questione del piano economico finanziario, riguarda la questione dell'assicurazione e riguarda la questione dei vigili del fuoco, in cui tra l'altro richiediamo
e lo vogliamo una risposta ovviamente scritta, a fine della TAR è qui che ve lo ordinerà. Vogliamo sapere, questione vigili del fuoco, il parere dei vigili del fuoco contemplava la presenza dei serbatoi? Se sì, quali precauzioni sono state adottate per bypassare questo problema? Questa è una risposta che dobbiamo avere per iscritto. E questo abbiamo negoziato l'11 settembre, quindi tra poco andiamo a TAR, sono circa 30 giorni. La questione certificata mi diceva anche. È all'inizio, questa qui. In cui evidenza questa questione è altra. Allora continuo. Veramente ho chiesto un'informazione degli uffici su questa cosa, io ho avuto una risposta degli uffici. E questa è la risposta? Questa è la risposta degli uffici. E qual è la risposta? Non lo so, ma c'è la legge. Ma se la vedo, non stessa. Penso un atto pubblico la risposta. Questi a me, quindi la dovevi. Quindi io mi diciamo. Insomma, non la guardo. No. No, a noi è detto, io metto il mio Io ho chiesto, infatti è indirizzata per me, agli uffici di avere una relazione. Una relazione che chiaramente è meno, diciamo, allarmante, quindi io non immaginavo di trovare un clima così preoccupato di questa cosa, perché la relazione con il mi sembra almeno un po' più rassicurante rispetto alle problematiche evidenziali. No, è normale. Detto questo, il 23 settembre ho avuto la risposta. Il? Dal 23, una settimana, una settimana, insomma, è quasi. Il 16 l'ho avuto, io do il sito e il 23 me l'ho risposto. Ma c'è la risposta? Non ha avuto modo. Sì, ho avuto ancora. Io ho visto, però mi sembrava che fosse che avremmo potuto discutere un po' delle risposte tecniche, invece capisco. Ma rispetto alle cose che ci siamo dette, visto che i tecnici ci sono, scusate se io insisto, ma le preoccupazioni che noi abbiamo dato, che sono proprio al di là di quelle strettamente legali che prenderanno la loro strada, io vi chiedo, ma voi l'avete esaminato questo progetto? Questo progetto che a noi spaventa per le cose che vi abbiamo detto, la vicinanza ai palazzi, la mancanza della cosa del terremoto, i sei serbatoi di benzina. Questo progetto è stato esaminato in conferenza dei servizi permanente durante la gestione commissariale. Sì. E in quella sede è stata approvata. Diciamo, sono in conferenza dei servizi, cosa è la conferenza dei servizi? Sapete bene, ci sono tutti quanti gli enti. Sì. Quindi tutti quelli della sede è normalmente opportuna per sollevare le obiezioni. Quindi devo dire la verità, anche io mi meraviglio perché in quella sede tutti i vari enti, compresi, di solito stanno anche i vigili del fuoco in conferenza dei servizi, o non so se non ci sono stati. Quella sede non c'è stato quello che sta a quesito che abbiamo fatto, sei in grado di rispondere adesso? Quello che sto chiedendo. Sulle domande fatte un mese fa. Evidentemente no. Io penso che dobbiamo fare delle riflessioni su questa cosa, no? Però la prossima volta, a me venite preparati, lo ripeto ancora una volta. Però perché che la cosa è il dirigente del servizio che ha visto, si è occupato di tutti i progetti. Chiedo scusa, ha scritto Pietro Pulli che non c'è oggi. No, è architetto, però possono esserci anche due architetti, voglio dire, sono due architetti diversi. Sì, io ho parlato con lui per un'ora personalmente dopo aver fatto l'accesso agli atti, perché lui mi ha detto ma Sicilia perché? Perché all'inizio abbiamo avuto un po' uno scontro sulla questione di se avevo diritto, non avevo diritto, le solite scemaglie. Dopodiché mi sono scusato per essere stato troppo irruente. Lui mi ha invitato a Sicilia, abbiamo parlato un'ora e lui mi ha rassicurato dicendo no, noi abbiamo visto tutto, abbiamo controllato tutto, abbiamo controllato tutto, ci sono dei meccanismi di sicurezza eccetera eccetera. Quindi immagino che l'architetto sia uno dei dirigenti che è stato all'interno dell'ufficio del comune che più di altri ha menzionato quel progetto. Alla mia domanda, ma avete visto se c'erano i serbatoi? L'architetto oggi non mi sa rispondere, questa io la trovo una cosa. Io ho fermato anche un attimo, io rispondo in questo momento perché vorrei, anche per serietà mia professionale, a valle delle vostre, di questa lettera, perché così sedendomi, io, non più la persona, mi dico gli uffici, tutti quanti gli uffici, perché gli uffici tecnici, gli uffici mente legale, e studiare un attimo di tutto quanto sto dicendo. Quindi questo me lo dovete consentire, perché sennò non so che cosa, cosa dirvi. Quindi, se capisco anche quell'altro aspetto là, che è un aspetto molto importante, quello assolutamente, e anche su quel, no, ma no, lo capisco anche.
non toglierei. Quindi di questo, su questo l'aspetto la compulserò subito mentre l'avvocatura e vediamo di ma io sono veramente d'accordo. Davvero sarebbe paradossale. Sono veramente d'accordo, lo capisco anche io. Mi sembra pure. Non si può fare in assoluto. Lui è specchiato, lui sta dando un aspetto d'avvocato, sensibilità. Non si può fare, che l'ha messo. Gli ha voluto dire insomma che c'è anche una sensibilità per te maggiore che sicuramente questa amministrazione ha rispetto a questi temi. Ponetevi un attimo nei panni del cittadino, il quale si vede usurpato dei propri diritti. Per comprendere che cosa sta succedendo sotto casa deve fare delle ricerche che sono inenarrabili e che se non si tutela attraverso un comitato e un avvocato non riesce a capire quello che sta succedendo. Questo devo dire la verità, una cosa cioè vi rendete conto che quanto è grave, cioè negozi che chiudono, gente che non può entrare dentro casa. Io insisto, da quando siamo, ma anche in precedenza, mi risulta che proprio le municipalità, non dico che le ricevo un giorno sì e pure l'altro sì, perché non potrei farlo, perché se no non potrei fare più niente. Ma negli ultimi mesi quante volte abbiamo ricevuto in municipalità in mio ufficio? Ma perché la municipalità che cosa doveva dire rispetto al parcheggio? Che sono tutti pro parcheggio. Questa idea di parcheggio è nata proprio grazie alla municipalità. Grazie alla municipalità, quindi va contro i vostri interessi. Certamente. Ma comunque non è che oggi questi uffici sono stati pettegiusi, i miei perlomeno, non sono stati, ma anche mi risulta quelli della assolutamente. Diciamo che sembra strana questa cosa, che perlomeno. Però guardi, ma la prova provata è questa, noi siamo arrivati oggi qui per avere delle risposte e non ne abbiamo ancora. E il tempo passa e quelli scavano. Lei ha perfettamente ragione. Però le sto dicendo che il sindaco ci ha inviato mentre ragazzi, il sindaco. Per ovvi motivi non può marcare tutti i temi, no, che affliggono il territorio da quelli che sono di natura tecnica, questo è normale che passa praticamente quella cosa. Forse l'avremmo, sarebbe stato meglio che l'avessi saputo mentre a luglio invece che a settembre questa cosa. Perciò pensavamo che i tecnici ci rispondessero. Non far fermare questi signori in questi io le ho risposto. Io non posso dire, posso far fermare per dire, perché come al solito, quando ci sono degli appalti da denti e ci sono, allora si pagano praticamente penali per far fermare un lavoro. Allora chiaramente si fa fermare un lavoro se c'è una giusta causa, se ci sono dei motivi. Allora quando io ho detto voglio parlare con l'avvocatura e voglio sedermi con le carte che ci abbiamo davanti e poi valutare un po' tutti questi aspetti. Che non è le procedure per i lavori pubblici prevedono che un appalto e un progetto venga discusso, attuato in conferenza di servizi, sono in pieno tutti quanti i pareri tecnici, da davanti, a quel momento è incardinato, quando ci sono tutti quanti i pareri, le cose parte. E quindi per poter dire che lei è avvocato. Quindi non è che voglio dire, io posso dire fermo il lavoro e poi facciamo il danno per il comune o faccio il danno personale a fermare un lavoro. Proprio perché si ritorna a quel discorso iniziale. Secondo me interessa l'amministrazione risolvere la questione stasera. Perché voi dovrete allora, se noi abbiamo ragione, facciamo le cose che noi abbiamo ragione. Anche perché andiamo a stare e sta nulla. Vabbè, poi quello è un altro aspetto, perché da portare poi la pugilà, un ci sarà un organo che ci spiegherà, gli aspetti formali della vicenda. Allora, diciamo che noi abbiamo ragione. E sulla questione dell'antimafia vorrei capire come potrebbe non essere così. Ma diciamo che noi abbiamo ragione. Perché questa è un'opera che per il comune a costo zero. Se adesso fermate le macchine, è chiaro che il comune, per una, atti che riguardano atti approvati dal comune, se voi adesso fermate le macchine, è chiaro che voi dovete pagare dei danni alla propria operativa. Oggi mi pagate 10, domani 11, dopodomani 12, tra 3 giorni 15. Qui andiamo avanti, appellando il certificato. A meno che io non abbia il certificato, questo così, c'è anche per una. A meno che voi il comune non ritenga di avere ragione, perciò
In quel caso non paga tutto. Insomma, per serietà mia professionale, io come faccio adesso a dire su due piedi queste cose? Bisognava proprio dare l'autorizzazione, la burocrazia, purtroppo siamo... La burocrazia, voglio dire, la dannazione, ma anche la salvezza, perché dipende sempre dalle persone, vuol dire anche il commercio, è una fonte di ricchezza, una fonte... Dipende di chi fa il mestiere, come si viene fatto. Anche la verità, perché nonostante lo stato del stato delegato, praticamente che cosa è successo? Che a giugno è stato adottato un atto dal sindaco nella qualità di commissario delegato per lo spostamento della gabbia. Noi commercialmente ci hanno proprio dico in questo momento in quell'angolo cioè l'attuale dispositivo del traffico di Piazza Navarino è fatto sulla base di un atto nullo perché ha adottato in totale carenza di potere perché il sindaco ha agito nella qualità di commissario delegato. No, ci ero deviato la mobilità. No. Commissario di Loretta. Vabbè. Queste cose, beh, questo è un altro aspetto ancora, questo è un aspetto già di ordine superiore. Infinitesimo. Ma non in quanto commissario, che i poteri sono finiti, noi siamo ben contenti. Nel provvedimento è scritto commissario di Loretta. Vabbè. Ma ce l'hai paluta? Ma tanto non stiamo facendo qua il processo. No, noi vogliamo dare degli elementi, perché noi ci lavoriamo da mesi, voi ci lavorate da 20 minuti, non so gli altri, lei sicuramente. Noi stiamo... Dalla risposta che ho avuto dall'ufficio. La paura è che domani succede quello che oggi non si vuole risolvere. Questa è la paura. Non vogliamo finire come la Riviera di Chiaia o come... Non è questo. Stanno lavorando su un serbatoio, forse non... Non facciamo sempre queste cose la Riviera di Chiaia, perché la Riviera di Chiaia posso portare qualcosa a Milano. Non è improbabile che succede. Sono cose che possono succedere. Non è che non succede. Gli elementi di preoccupazione fanno sì che a un certo punto le opere si bloccano. No, che però si facciano con le dovute precauzioni. Perciò rimaniamo sul tema nostro, cioè non è tanto il problema della linea di Chiaia e vedere se il tema nostro ci sembra che tutto così è raffazzonato. Il problema nostro è che quello che noi vediamo è talmente raffazzonato che ci spaventa. Noi più cerchiamo e più troviamo delle cose terribili. Il fatto che un progetto approvato in conferenza, quindi che il tavolo tecnico e amministrativo, tutti quanti hanno dato dei pareri. Quindi sa, anche fare l'affermazione che il progetto è raffazzonato significa dire che tante persone che si sono riunite intorno a quel tavolo hanno dato un progetto. E perciò i tecnici ci dovrebbero dire adesso che cosa realmente, se questi nostri timori, perché i tecnici che stanno qua potrebbero anche dirmi in questo momento, signore, il fatto dei 6 serbatoi, non si preoccupi perché nel progetto tal dei tali c'è scritto che questi serbatoi, non solo, mi è stato messo un magistrato perché si possa disinquinare l'aria. Non si mette un magistrato a disinquinare l'aria, voglio dire, anche quando facciamo gli... No. Per i distributori di benzina. Per i distributori di benzina c'è proprio un magistrato ad hoc che deve prendere questa pratica, disinquinare tutta la zona ambientale. Allora voglio capire dai tecnici. Il fatto dei serbatoi l'avete visto o non l'avete visto? O è una nostra paura? Ma non c'è questo. Non è questo. Non era commissario. No. Non era commissario. Ecco, un po' confusa la risposta. No. Perché prima anche quando. Non ci sta in questo momento il dirigente del. E ho capito, però guardi. Cioè questo non è una cosa. Capisco anche il suo imbarazzo, nel senso che lei è arrivato l'altro ieri, dice vabbè, ma io di che cosa ti posso parlare? Però qua sono 10 persone, in rappresentanza di 500 persone, che volevano in questo momento delle risposte, perché le domande a queste risposte le abbiamo già chieste a giugno. E ogni volta, quando abbiamo parlato col sindaco in municipalità, a luglio incontrammo il sindaco in municipalità. Però le domande è un mese fa qui. E un mese fa l'abbiamo rincontrato qui. Il 4 settembre qui dove è seduto lei. Vabbè. Cioè nel frattempo sarebbe necessario un segnale da parte di questa amministrazione comunale, almeno per permettere a norma la viabilità, mi riferisco alla recinzione che hanno fatto,
alla strada che hanno distrutto, e praticamente già mandare qualche vigile da parte vostra a fare i rilievi del caso. Il piano di viabilità per questa prima fase di accantieramento, che è un accantieramento che riguarda esclusivamente la realizzazione di pozzi di spinta per le fondature, e è stata approvata con questa ordinanza che abbiamo letto adesso e individua le aree dove si deve andare a intervenire. Quanto dura questa fase, diciamo, sotto servizio? Sono 3 mesi in vari cantieri. La demolizione di quel tratto di strada di Viale Raffaello era prevista in questa era prevista nel piano di accantieriamento, perché era indispensabile per poter realizzare delle opere, e successivamente questa rampa sarà ripristinata così come il progetto approvato prevede. Quindi insomma è una fase transitoria. Sì, ma fra quanto tempo? La recinzione. Cioè fra quanto tempo sarà? Il rispetto dei decibel, delle vibrazioni e compagnia bella. Almeno una presenza, ecco, da parte di questa amministrazione avrebbe una grossa valenza politica, anche nei confronti delle persone che rappresentiamo, in definitiva, perché veramente non sappiamo che cosa dire a un'assemblea, diciamo, del comitato che terremo a livello informativo dopo domani, che cosa gli andiamo a dire? Cioè praticamente sarebbe già una dimostrazione di grossa capacità da parte nostra se l'amministrazione mandasse un segnale, mandasse qualcuno, qualche funzionario, qualche vigile a fare qualche rilievo, qualche fotografia, non dico a mettere delle sanzioni, ma almeno questo certificherebbe la presenza della pubblica amministrazione sul fatto, perché le ripeto, sono mesi che stiamo vedendo questo fatto qua, veramente non sappiamo più, non capiamo perché i vigili non intervengono. No, che poi magari sono strattamenti oggetti relativi alla salute, ma vengono che astrattamente sono soltanto che non hai rimossi, probabilmente che hanno autorizzato sono legittimi, chiaro. Ho capito, ma perché è normale che un segnale di strada per un attraversamento pedonale venga indicato con un omino disegnato a terra? Cioè un omino disegnato a terra, gambe aperte, con scritto pedoni. Cioè, ma come... Cioè, ma perciò siamo preoccupati, la possiamo invitare a vedere la prima parte dei lavori adesso che hanno iniziato, perché noi abbiamo voglio venire con il dirigente, perché in maniera tale abbiamo tutti quando la possiamo aspettare, quando la aspettiamo io lo faccio sapere gli do il numero di Pasquale Mette di Pace, che sì, si rende conto anche in che situazione, insomma, come siamo messi sul dispositivo di traffico, tra l'altro. Faccio notare che di fatti, perché quella ordinanza prevede lo spostamento dello stazionamento del primo, che stanno ancora qua. Perché è fatto per fase, mi ha spiegato. No, quello è previsto immediatamente lo spostamento del primo. Quando c'è la però visto che la ANM non è d'accordo. No, l'ANM non si vuole muovere da Piazza Leonardo. Stanno anche provvedendo. L'ANM non si vuole muovere da Piazza Leonardo. Quando non viene impegnata direttamente l'area del bus, si lasciano le condizioni. Vedi, fino a quando non passano dall'altra parte. Vabbè, ma quello incide sul traffico, potrebbe anche questo. Perché tra l'altro, che succede? No, Piazza Leonardo, dal punto di vista del traffico, è uno snodo cruciale, perché per chi dal Gomoro vuole andare verso diciamo, il centro, ha 2 strade, Barcellona o praticamente Girona. Quindi Piazza Leonardo è una delle strade in assoluto, una delle piazze in assoluto più trafficate per tutti i residenti del Gomoro e non solo, anche chi viene da sopra. Diciamo. Che cosa succede? Si viene da Viale Michelangelo. Ora il cantiere ha ristretto in maniera enorme il transito delle auto, e qui ci passa la tua macchina. È un traffico micidiale, ora, cioè ha aggravato il traffico ovviamente ancora di più, perché la fila parte da Viale Michelangelo, ma al di là di questo, ovviamente quell'ordinanza, immagino che quell'ordinanza fosse pensata tenendo conto della possibilità che questo traffico fosse anche un po' assorbito dal fatto che venisse liberata l'area dai bus, solo che il bus, dove è stato previsto lo stazionamento del bus? Sul ponte di Rasuola. Pericolante.
lascio solo sopra, che svolta per la chiamata del bus. Chi viene da Via Girolamo Santa Croce si trova immediatamente davanti, si trova la rotonda, che è occupata da tutte le auto che scendono, per cui se avesse la possibilità di allargarsi potrebbe andare, ma in ogni caso ripeto che è previsto lo stazionamento degli autobus, che questa sarà la prima difficile che io posso avere con gli altri. La sostanza degli autobus è previsto il gasolare sul viadotto, e nell'ordinanza c'è scritto il direttore dei lavori ha valutato la staticità e se ne assume le responsabilità. Quindi come se il comune, come dire, abdicasse alla funzione di verifica se ci può stare o non ci può stare la stazione degli autobus. Ingegnere Alfredo, credo che l'ordinanza si dovesse fare del parcheggio. C'entra il direttore del parcheggio con la staticità del viadotto di Via Suarez. Cioè, fammi vedere cosa c'è. Vabbè, insomma, se noi siamo preoccupati, questo qualche motivo ci sarà. Per preoccupatevi pure voi, per cortesia. Anche risposta? Le risposte quando le avremo. Questo ovviamente risalgono ai 3-4 quando ci siamo messi col sindaco, dopo hanno iniziato a lavorare sopra al serbatoio. Ah, gliela date? Le foto? Sì, sono quelle là. Non, forse qui ce le più aggiornate. Se riesco a... Vedete dove passano i pedoni? Se ci riesco. No, come vuoi dire, non riesco a capire dove passano. No, adesso, io l'ho fatto stamattina, quindi è un'imprevisione. Forse è meglio che viene a vedere sul posto. Io abitando al settimo piano l'ho fatto da sopra. In pratica, questo è Girolamo Santa Croce. Esternamente, cioè per strada, i pedoni passano in questo cantiere. Guardi, certo. Le macchine, cioè invece dall'interno, li hanno fatti dall'esterno, fino a ieri alle 3. Ma perché questo è cantiere, questa era di cantiere. Questa era di cantiere, invece di farla, come no? No, non hanno... Quando loro sarebbe complicato se passassero nella cantiere. No, perché l'hanno fatto ieri alle 3. Cosa? Lo spostamento interno. Quindi lo potevano fare dall'inizio e facevano prima. Il problema non è che fino a ieri c'era questa problematica qua assurda, il che restringeva il traffico. Questa è la discesa di Viale Michelangelo, non so se la conosce, no? La discesa di Viale Michelangelo, qui ci sta lo stazionamento di Cuna. Quando girano da Via Suarez a venire su, praticamente c'è un intoppo, ma di millimetri passano. Ok? Quindi mo l'hanno spostato adesso, esatto. Questa seconda recinzione. No, c'è sempre. Però i pedoni adesso passano lì. Questa qui è dove hanno rotto viale Salita Cacciottoli. Questo, ripeto, è del 4 settembre quando siamo venuti dal Sino, quindi non avevano ancora bucato. Dopodiché hanno iniziato a fare delle colate di cemento municipali. Esatto. Dopodiché internamente, dove c'era quest'albero che Luca prima diceva che hanno assaltato, hanno fatto una stradina ieri alle 3 e l'hanno aperta qui. Questa strettoia che vede circa 3 metri, qua c'è l'uscita di un palazzo, qua ci sono una serie di negozi, perché io sono abitante e commerciante lì, pure la signora, non le dico. Siamo proprio quasi per chiudere. Adesso c'è un muro, siamo chiusi, tutta la gente non veniva più perché se ne usciva da fuori. Esattamente. Non ci sono vie di fuga, questa è una cosa che poi dovremmo dire ai vigili del fuoco. Un'ambulanza non può passare, in questo palazzo c'è un paraplegico e un ragazzo che ha problemi motori, oltre a una serie di anziani che potrebbero avere bisogno in qualsiasi momento di un'ambulanza che non riesce a passare, forse perciò io dicevo, i problemi possono nascere anche domani, lo so che lei oggi sente queste cose e ha bisogno di una settimana, però il sindaco è stato a 4, capisce? Questa è la nostra rabbia. Vabbè, qua ho fatto queste foto per far capire un attimino, lo sa che oggi hanno iniziato a bucare qua, dove vede questa macchia bianca. Da una settimana hanno iniziato a bucare per qua. E personalmente fuori al mio balcone hanno messo i rilevatori di vibrazioni. Prima che li mettessero ho detto, ma io già vibro, io non so chi era questo signore, solo se passa un pullman. Figuriamoci un po' a 19 metri, una trivella, qualcosa di, non è di rumori, le cose, veramente preoccupante sotto tutti. Io volevo parlare l'aspetto che diceva la questione del parcheggio sul viadotto della CEP.
scusami, che ora si fa? Come se fosse sufficiente attribuire la responsabilità ad un altro, poi l'aspetto della tenuta è irrilevante. Ma poi tutto questo scavo, se questo terreno fosse pieno di idrocarburi, visto che c'era un serbatoio, cioè qualcuno può passare, è così, eh. Se fosse pieno di idrocarburi bisognerebbe fare la ma chi lo sa? Ma glielo dico io adesso. Scusi, ma qualcuno va a controllare questa cosa? Le cose sono dispercette. Se non ci sta, bisogna fare la caratterizzazione. Il terreno che adesso loro stanno spostando e non so dove lo stanno mettendo potrebbe essere un terreno ricco di idrocarburi a causa del serbatoio che è stato abbandonato, chiuso sottoterra così. Nel tempo potrebbero esserci state delle perdite, quindi il terreno. Dove lo mettono questo terreno? Cementato del... per motivare proprio la sensibilità delle persone del posto, la paura che hanno. Questo è un cartello affisso, il numero civico non glielo so dire, ma è Piazza Leonardo salendo da Tabaccaio, vicino al Tabaccaio, i condotti, così bisogna avere la motivazione, però comunque mi hanno detto che loro comunque sanno, c'è da tempo, sarà un box popoli, sì sì, c'è da tempo, sì, però c'è una coscienza, sarà successo qualcosa per metterlo addirittura sul marmo del posto. No, poi sta anche pericolo di loro che dovrebbe fare il secondo immediato, non c'è una mia. E il cartello dice, si prega di non parcheggiare sul marciapiede. No, vabbè, ma quello non è solo parcheggiare, come dire, a quel punto c'è il pericolo di loro di che cosa? Si è un po' di intonaco, se fosse un pericolo di loro più grave il palazzo deve essere assolutamente. Vabbè, io credo verifichiamo questa cosa importante che può essere l'inquinamento del terreno dagli idrocarburi, che veramente è una cosa gravissima. Questo fatto del Badu, abbiamo detto la prostituzione, abbiamo detto questo fatto dell'antimafia, abbiamo parlato un attimo con Puglia e con l'avvocatura, tutti questi problemi, anzi. Vabbè, noi continuiamo a procedere nelle nostre ricerche con le nostre azioni. Io non è voglio. Ma noi non possiamo fare altrimenti. L'unica cosa. No, nel senso, noi continuiamo con le nostre azioni e continuiamo con le nostre ricerche. Non possiamo fare altrimenti perché ne abbiamo parlato già tanto tempo fa e a tutt'oggi purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta. Noi domani abbiamo la riunione del comitato e di chi gli andiamo a raccontare, chi gli andiamo a dire? Bene, adesso si prenderà un tempo che la prego di rispettare, non come il sindaco dice dal 4 settembre 7 giorni. No, ce l'aveva dato il 4 ottobre. Però sono d'accordo, però. Ce l'aveva dato il 4 ottobre. Ma il sindaco ci ha parlato immediatamente. Ok, perfetto. Quindi. No, ha detto ci abbiamo il video, ci vediamo tra sette giorni. Ma non è quello che ci preoccupa, ma una cosa del genere. Il sindaco, mica ce lo dice. È una battuta. No, ma non è a Napoli la parola per sette giorni. Il problema è che chiaramente lui giusto ci volgiamo a noi, non ci volgiamo agli uffici, ci sono dei tempi tecnici necessari. Perché capite bene, questa è una città che ha tutte quante le sue complicazioni, non è che c'è solo il problema, certo, di razionarsi, allora voglio dire, quindi non mi sembra che ci siano stati dei tempi, almeno dell'ultimo periodo perlomeno, da quello che abbiamo visto là, fatto vedere, anzi ho avuto le risposte agli uffici, però per me è stato assolutamente utile per me personalmente questo incontro. I tempi sono? Questo incontro oggi è 24. Io l'ho detto. Scusa, ti prendi poi il numero di telefono, Pasquale, sì. Prendi dell'avvocato. Solo dell'avvocato. Infatti, mi piacerebbe avere quello dell'avvocato, uno che fa un po' di verità. Sì, la possiamo invitare a venire sul posto, in piazza, sì, così lei... Prima di venire sul posto, in piazza, cosa che si renderà conto, si rende conto. E quindi voglio... Sì. Ma può dare anche non il... Può telefonare all'avvocato. Il bigliettino, sì, può anche segnare, non c'è bisogno. Esatto. Io però non lo porto quasi mai, quindi non c'è nulla di fare. Dico no, vorrei fare per tanto più presto, appena torno per diventare l'architetto mente pubblico, che penso probabilmente avrei stato. Stavamo dicendo che ti abbassa voce da quest'altra parte. Fare una riunione con loro, con l'ufficio tecnico, darci un po' tutto quanto queste stanze, a compulsare un attimo l'avvocatura, anche se per tutto sta per definire la cosa. Oggi siamo a oggi è martedì 24. Allora capisci, tre settimane siamo. Ci abbiamo mercoledì, giovedì e venerdì, ci abbiamo tre giorni. C'è il Consiglio Comunale giovedì, cioè, datemi una settimana, riaggiorniamoci una settimana, se riesco a fare il prima vi faccio un po' più. Perlomeno vi tengo informato e ci sentiamo telefonicamente per capire che cosa si sta facendo. Nel frattempo un controllo sul territorio sarebbe opportuno per verificare se quello che stanno facendo, perché pare che i vigili passano soltanto quando devono mettere i cosi alle macchine, le ganasce alle auto. E allora, visto che c'è un lavoro di questa portata
con queste preoccupazioni che le stiamo adesso dicendo, un controllo, se va tutto bene. O almeno una presenza. Ma i vigili, una cosa penso i vigili per i problemi che regolano, i problemi legati al traffico, però sui cantieri probabilmente per tutto ci passiamo anche il nostro tecnico a vedere che cosa si sta facendo. Ma penso che qualcheduno ci sarà andato. Ma perché no? Ma scusa, non ci è mai andato nessuno? No, ha detto, ha risposto. No, no, è una domanda questa. Ha risposto, ha detto cosa che facciamo. È evidente che non è che stiamo fissi sul posto. E scusate, quando siete passati non avete verificato che c'erano delle cose veramente risibili, come il passaggio pedonale con l'omino disegnato a terra? Ma guarda, ma quello è gravissimo, quello è un segnale stradale che deve essere. Da due transennamenti, adesso la strada. In mezzo alla strada, Non era meglio interno, sul marciapiede. Bisogna capire un attimo, quando le dici interno, bisogna vedere, io non insisto, dichiaro ancora. No, ma perciò dico, non sono passati. Qual è l'area di cantiere, che cosa per necessario il cantiere, perché nel cantiere possono entrare soltanto le persone addette ai lavori, non può entrare praticamente il pedone da dentro, succede un guaio, succede un... Ma perciò ci vuole un controllo, ma perciò ci vuole un controllo che non deve essere il nostro. Questo è il motivo per il quale non dobbiamo fare le fotografie dei balconi. Camminatoio al di fuori dell'area di cantiere, perché nel cantiere per definizione non è che può entrare uno che non sta lavorando. Chiaro, questo non è completo, non funziona così. Però non funziona neanche che poi le macchine possono sbattere per aria fuori dal cantiere. Cioè, il rischio sta dentro e fuori. Per come è messo adesso, se una macchina l'urto lo butta per aria. Fa una strage. Pericolo dentro, pericolo pure fuori, no? Pericolo dentro sì, fuori no. Perché ci siamo noi. Vabbè, non c'è venuto nessuno a controllare, se capito. No. Perché sennò non c'è venuto nessuno. Se no lo diceva. Rispetto sugli orari di lavoro lo sto facendo praticamente. C'è la doppia decisione, vista, si discorso che loro suppongono, sostengono che la seconda decisione. Se viene investita da un'auto, insomma, per molti. Ma quella è una specie. Su quello si dà sicuramente spesso inizio mobilità, penso. Non lo so. Comunque, vi fate dire delle cose. Sul rispetto degli orari di lavoro, quello lo sapevo rispettare solo io uscendo sul balcone. Rispetto gli orari di lavoro. Non sono rispettati, io dico, iniziano a lavorare venerdì, iniziano a lavorare alle 2:15. La prima volta che sono 2:15, 13:42. Però questo è un fatto, scusate, anche questo è un problema legato alla produzione del cantiere. Se loro nell'ambito della mattinata, sto facendo un'ipotesi teorica, se loro nell'ambito della mattinata stanno facendo degli altri tipi di attività, non è detto che devono lavorare tutti i giorni dalle 8, ma non mi sembra che c'è. No, è previsto. C'è la prevenzione in deroga per la questione della prevenzione del non possono lavorare con la trivella da mezzogiorno a me alle 2. E invece loro lavorano questo è il discorso. Sì, non di lavoro con la trivella, quindi infatti non di rumore. Il primo giorno che hanno, quando è arrivata la trivella, hanno iniziato a trivellare alle 7. Vabbè, ma questo noi possiamo andare assolutamente a due volte al controllo del giorno. No, anche di rispettare di quelli che sono anche di lavoro, perciò diciamo. Quelle sono violazioni che vanno, che poi dopo lo sa benissimo, sono violazioni, recidive. Sì, cioè, è chiaro che questa cosa possiamo effettuare una sanzione nel momento in cui abbiamo verificato il problema. Nel momento abbiamo invitato all'impresa e abbiamo chiesto al controllo ambientale di effettuare i controlli. Noi aspettiamo l'insisto sulla solidarietà.